Possiamo per la fiducia PD possiamo partire da quello che ha detto la Sereni, che è la vicepresidente della Camera, a Porta a Porta. Ha dichiarato placidamente e in modo tranquillo che il PD non ha mai chiesto mai di fare un governo insieme al Movimento 5 Stelle. Quello che volevano erano solamente i nostri voti per far nascere il governo e ci volevano, volevano i nostri voti su 8 punti molto generici. Allora noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto, prima di tutto dobbiamo far partire le commissioni, perché nelle commissioni possiamo iniziare ad approvare delle leggi che poi vanno in Parlamento, come il finanziamento pubblico ai partiti, come un inizio di legge di anticorruzione, per l'approvazione definitiva dei referendum sull'acqua pubblica. Non ci è arrivata risposta, anzi ci è arrivata una risposta, e la risposta è stata: noi non consegniamo i nomi per formare le 14 commissioni permanenti. Quindi, tu sei un partito che ha dato la garanzia, perché questa è la verità, delle televisioni a Berlusconi. Tu sei un partito che vuoi per forza, ad ogni costo fino alla morte, fare la TAV in Val di Susa e tutte le grandi opere in Italia. Tu sei un partito che ha voluto fare la privatizzazione dell'acqua e noi in campagna lottavamo contro quella sinistra, non contro la destra, perché c'era Bassolino, perché c'era Iovolino a Napoli. E quindi abbiamo chiesto delle garanzie su questo e nessuna garanzia è stata fornita, nessuno, su niente. Su quando parli di contenuti, quando vai a provare le cose concrete, quando vuoi svincolarti dagli interessi che gli altri hanno per una prova di buona fede, non danno i nomi delle commissioni permanenti. Non va bene più il finanziamento pubblico ai partiti e quindi non rinunci ai soldi, ridai magari un assegno, perché magari te ne sei già impegnati con le banche che hai avuto il prestito e quindi non sapresti più come ridare e ti incasineresti fino alla morte, fino a crollare, chiuderesti il partito. E quindi su questa scia, ogni giorno in Parlamento che noi chiedevamo negli interventi delle commissioni permanenti, ogni giorno che chiedevamo le garanzie, non ci è stato risposto niente dal PD. Fondamentalmente, solo mediaticamente, non ci volete dare la fiducia, volete che facciamo l'inciucio e così via. Ma i due Letta, Enrico e Gianni Letta, si sentivano da tempo. Loro si sono zio e nipote, si sentivano da tempo. E da tempo si stava organizzando, secondo me, si stava pensando questo tipo di situazione. Il motivo per cui quando hanno cambiato la legge elettorale, qual era il motivo di avere questa instabilità? Il motivo era che probabilmente volevano blindare tutti i loro interessi e quindi hanno fatto una sorta di grande teatro, di grande farsa per cercare di colpevolizzare il movimento e poi fare il governo fondamentalmente insieme. Questo è un punto, quello delle commissioni permanenti, delle garanzie che abbiamo chiesto al PD, ma poi c'è l'altro punto che loro proprio non volevano darci nessun tipo di posizione di importanza al fatto che noi avevamo avuto il 25%. Loro hanno preso la Camera dei Deputati, in questo caso SEL, con il 3%, cioè che non dovevano neanche entrare in Parlamento perché lo sbarramento è al 4, sono entrati solamente in coalizione e loro volevano un accordo con noi per dare a noi la Camera dei Deputati. Noi non facciamo accordi, noi siamo l'opposizione del paese, se vogliamo parlare di istituzioni chiaramente l'equilibrio tra le due Camere deve essere dato alla maggioranza dell'opposizione. Questa era una cosa che Berlusconi aveva sbagliato le carte, non aveva più fatto prendendo sempre tutti i due rami del Parlamento. Ma il movimento non deve fare gli accordi per ristabilire un principio base dell'equilibrio democratico del paese. E quindi noi senza dire niente siamo andati a votare avanti, in quel caso me, come Presidente della Camera dei Deputati, e in una notte hanno deciso di votare Laura Boldrini di SEL, che aveva avuto il 3%, e è diventato Presidente della Camera. E va benissimo, però non potete chiedere con questo tipo di meccanismo di prendere tutto, di volere tutto, di decidere voi tutto, di non dare le garanzie, quando siete voi che dovete dare le garanzie ai cittadini dopo 20 anni di sfascia. Non ce le avete date, noi non vi votiamo la fiducia. Poi arriva la questione Rodotà. E Rodotà, per tutta, diciamo, la sinistra italiana,
è stata proprio la goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché non c'era nessun motivo al mondo, e infatti non hanno mai trovato neanche un solo motivo, neanche uno, non hanno mai detto niente sul perché non votare il loro dato. Ma l'unica cosa che hanno accennato è: ma l'avete detto prima voi, capito? Un fatto di bambini, lo avete detto prima tu e io non te lo posso votare. Allora, se questa è la politica che dobbiamo fare all'interno del Parlamento, io mi rifiuto. Io so che noi abbiamo fatto delle guidinare, so che sono usciti dei Presidenti della Repubblica, tutti quanti competenti, siamo arrivati alla lista Rodotà e Rodotà è il nostro candidato presidente. Abbiamo proposto al Parlamento come persona libera, indipendente, anche di area della pseudo maggioranza, non l'hanno voluto votare. Addirittura Beppe, con un video sul blog, ha detto che provate a votarlo, vediamo se si può iniziare un percorso con garanzie istituzionali diverse, perché una cosa è che se Napolitano fa il percorso con noi, una cosa è che Rodotà, che abbiamo eletto anche noi, che ha più garanzie, vediamo che percorso sui temi possiamo fare per dare una forza in questo presente al paese. Non l'hanno voluto fare. Vi racconto una cosa che racconto, cerco di raccontare sempre. Ero nel Parlamento, ero giù dove c'è il tavolo del governo, non c'era il governo, e inizio a parlare con una deputata del PD. La deputata, io dico: ma votate Rodotà, ma ce la potete fare, fate una riunione, è un uomo di sinistra, è un uomo libero, è un uomo che è stato anche deputato nelle vostre fila, non c'è motivo, ma non ce la facciamo, votarlo non ce la facciamo. Ho detto: ma cosa significa non ce la facciamo? Motivatemelo, motivatemelo. E intanto si avvicinavano altri deputati del PD, altre persone, e si è iniziato a fare una folla, ma proprio una folla, eravamo così tutti giù al Parlamento. E io dicevo: dovete spiegarmi perché lo dovete votare, secondo me, fate una riunione. No, perché non c'è la maggioranza all'interno della riunione. Praticamente il PD è la Democrazia Cristiana, perché sì, quello che realmente loro dicevano è che il PD è la Democrazia Cristiana, e quella breve ala di sinistra, e si reputano di sinistra, certo non rivoluzionari, non combattenti sulle cose giuste, hanno perso. Ma mentre stavamo parlando, e parlavamo, io dicevo: vi aiuto a comprendere, a far comprendere, non vi preoccupate, da sopra arriva una persona, da sopra gli scanni del Parlamento, scende, proprio così, e fa: Napolitano ha accettato. Fuma, attorno a me non c'è più nessuno, in un secondo primo, tutti via. Davanti agli occhi. Così è stato scelto Napolitano. Mentre noi stavamo parlando c'erano tutti i deputati del PD, quindi non c'è stata una riunione, ma c'è stata una riunione tra due, tre persone in una stanza che si sono accordate, è arrivato il messaggino a tutti quanti, sono scese a chiamare quelli che parlavano con me e in un secondo si sono volatilizzati. E allora ancora vi dico che la ragione l'abbiamo avuta fin dall'inizio di non fidarci e di non votare la fiducia. Le ultime due cose sempre sul PD, vi dico una cosa: quando si ragiona sugli interessi, sono insieme come io non ho mai visto nessuno, sono proprio la stessa cosa. Quando parliamo di fare ritagliare i fondi all'Expo con un emendamento che avevamo fatto noi nella Commissione Bilancio e mantenerli invece alla politica del lavoro e alcuni settori della sanità, hanno tutti detto no, l'Expo non si tocca, e l'hanno detto con una violenza, sia i deputati del PD che quelli del PDL, che quelli di Monti, che quelli della Lega. E quando parli di TAV, gli dai dati economici futuri, dati ambientali, dati delle comunità, anche dei loro sindaci dei comuni della Val di Susa, niente, si chiudono al riccio. Infatti hanno fatto lupi, ministro dei trasporti, che sappiamo lupi quanto è di gomma, quanto è
se non blindare gli interessi di poche persone, ma lui blinda anche gli interessi della sinistra nella tavola. E allora quando parliamo degli interessi, il fatto di dire che non c'è destra e non sinistra non è qualunquismo, è un fatto reale, perché questo gruppo parlamentare lo sta vivendo ogni giorno sulla propria pelle. E quando attacchi uno del PD lo difendi, uno del PDL, quando attacchi uno del PDL sugli interessi difendi uno del PD. Funziona così. Quindi quello che noi dicevamo negli ultimi 10 anni sul, con le battute PD uguale PDL, gli interessi, i flussi, i finanziamenti, le banche, purtroppo, purtroppo devo constatare che il Parlamento è tutto vero. Quindi siamo sulla strada giusta, è per questo che per la prima volta dopo 24-25 anni sono dovuti uscire allo scoperto insieme. Non era mai successo che loro facessero un governo politico con una maggioranza parlamentare politica, con Alfano da un lato e Franceschini dall'altro. Cioè, e stanno insieme, insieme, perché hanno dimostrato quello che noi abbiamo detto quando ci dicevano populisti, demagoghi, siete tutti pazzi, siete cittadini ignoranti che non capite niente. Invece avevamo capito tutto e adesso siamo arrivati in Parlamento con un cuneo fastidiosissimo, loro non ci sopportano. E hanno dovuto fare il governo. Ma io vi dico una cosa, cioè un momento di rottura con queste persone forse più alto che io ho sentito dentro di me avuto, il momento in cui hanno eletto Giorgio Napolitano, il momento in cui hanno eletto Giorgio Napolitano, quel pomeriggio loro hanno iniziato a applaudire in maniera fortissima, in modo fortissimo, e non hanno applaudito a Giorgio Napolitano, tutto il Parlamento si è girato e ha applaudito contro i banchi del Movimento 5 Stelle, dando uno schiaffo ai cittadini senza precedenti. E fosse l'ultima cosa che quest'Italia deve fare, glielo restituirà questo schiaffo con tutti gli interessi e infatti. E se ti vogliamo parlare con noi questa sera, allora signori, grazie a Roberto, grazie perché ci apre la mente su quello che succede in Parlamento. E vi dico una cosa, ve la voglio dire, vi faccio fare una risata. Alla RAI c'è stato un momento in cui gli 8 sindaci stavano in un salottino in attesa che fossero intervistati. Vitiello inciuccia un attimo con Cuomo, poi inciuccia con Donnarumma, poi Donnarumma inciuccia di nuovo con Vitiello, il quale inciuccia di nuovo con Cuomo. Io stavo col telefonino aperto di fronte a loro, all'improvviso Vitiello, oi oi, stavo invece calmo, chi sta tenendo una fotografia facile. E questa sera con noi, signore, un altro grande amico del Movimento 5 Stelle Stabia, Sergio Puglia, senatore, cittadino, Movimento 5 Stelle. Per la gioia delle donne, se può premere la giacca. Mi tolgo la giacca perché stiamo tra amici, quindi... Thank you.
in questo periodo di esperienza parlamentare, quello che mi viene da dire è: ragazzi, forse è meglio che ormai veramente spegniamo la TV e stracciamo i giornali. Sì, bravo. Non danno assolutamente una notizia vera. E da ultimo, proprio due giorni fa, perché poi tra l'altro è un giornale che noi leggiamo anche con piacere, però ovviamente ci sono sempre i giornalisti che possono scrivere quello che vogliono. Ecco, hanno scritto un paio di giorni fa che sono andato a Milano a parlare con Casaleggio perché dovevo fare il punto della situazione, che le cose non stavano andando bene. Non è assolutamente vero! Io sono stato sicuramente a Milano, ma sono andato insieme ai ragazzi della Camera perché stiamo lavorando anche con le associazioni. A Milano c'è un'associazione che già sta lavorando da tempo sul reddito di cittadinanza. Ecco perché stavo lì a Milano, ma non per parlare con Casaleggio. Quindi ecco come depistano le informazioni: bastava una chiamata. Sergio, ma sei andato? E addirittura il fatto quotidiano, addirittura. Sergio, ma stai andando? Perché poi la giornalista che l'ha scritto c'ha anche il mio numero di telefono, bastava un sms. E invece no, ha preferito scrivere balli. Ecco, addirittura il fatto quotidiano. Ma in questo periodo, soprattutto per esempio il periodo che diceva anche Roberto, il periodo in cui ci attaccavano su tutti i fronti e facevano addirittura vedere in TV, ai telegiornali, prima le immagini, quindi come vogliono farci lavaggio del cervello, prima le immagini di un'Italia distrutta, facevano vedere magari la Caritas e subito proprio la seconda immagine il Movimento 5 Stelle che non fa l'apparentamento contro i santi. Ecco come ci fanno il lavaggio del cervello queste persone, cioè stanno continuamente a fare il lavaggio del cervello e a dare dei messaggi che servono per portare l'acqua al mulino di questi signori. Un altro esempio, io ce l'ho al Senato, signori miei, al Senato, ragazzi miei, c'è Minzolini è diventato senatore, per chi non lo ricorda, magari lo ricordo prima a me stesso, questo signore era il direttore del TG1, questo signore pagato con le nostre tasse, era il direttore del primo TG nazionale della nostra RAI, pagata con le nostre tasse. Questo signore, allora, cosa vuol dire? Che ha fatto bene il suo lavoro ed è stato promosso a senatore. Questa è la comunicazione che ci danno, l'informazione che ci danno in Italia. E anche hanno grandissima paura questi signori di non avere più la pappa, perché nel nostro programma elettorale avevamo inserito tra i 20 punti l'abolizione del finanziamento pubblico all'editoria. L'abbiamo presentato come progetto di legge. Quindi già sta lì presentato anche come progetto di legge. Questi signori hanno paura che finalmente l'Italia diventerà una nazione libera. È questo che loro temono. Perché se l'Italia realmente diventa libera e quindi TV e giornali finalmente danno dei messaggi che non fanno parte di una certa mentalità perché li pagano, ci saranno dei giornalisti liberi, e anche a riferimento dei giornalisti liberi abbiamo presentato anche il progetto di legge per l'abolizione dell'ordine dei giornalisti. Ecco, quando avremo totalmente anche l'informazione libera, noi riusciremo finalmente a portare i reali messaggi di cosa è il Movimento 5 Stelle. Un altro esempio, hanno parlato loro, e lo sottolineo due o tre volte, loro hanno parlato per 10 giorni, anzi pure di più, 2 settimane, continuamente di scontrini e di diari. A noi non ce ne frega assolutamente nulla di stare lì con gli scontrini, abbiamo tutt'altro a cui pensare, e invece questi signori 10 giorni hanno parlato, facendo credere alla gente che noi non stavamo lavorando perché dovevamo spulciare gli scontrini. E invece la verità è che noi stiamo lavorando mattina, pomeriggio e sera, entriamo alle 9 di mattina e usciamo quando va bene, quando va
va bene alle 9:30 di sera. Almeno personalmente io sto mangiando un tramezzino al giorno, il pomeriggio, poi la sera fortunatamente ci vediamo con gli amici e pranziamo in trattoria, ed è molto bello perché fa in modo che quella giornata veramente pesante, soprattutto ed anche perché vediamo questi signori che stanno insieme, inciuciano e non si interessano assolutamente delle persone che stanno fuori, e quando usciamo, quindi quando finiamo tra virgolette il nostro turno di lavoro, perché siamo gli unici a stare lì nei palazzi tutti i giorni, mentre questi signori vengono soltanto quando devono andare a votare e basta, un messaggino e vengono a votare, basta, poi gli altri giorni non ci sono. Ecco, è una cosa bellissima, finisce la giornata e ci si incontra ed è molto bello. E appunto noi, quando abbiamo parlato delle diane, abbiamo parlato soltanto un giorno, ci siamo incontrati, c'era un commercialista, un consulente del lavoro, ci hanno spiegato come fare quella pazzia che noi vogliamo, e la vogliamo perché è giusta, di abbassare a 10.750 a 5.000 euro lordi il nostro stipendio da parlamentare. Ci hanno spiegato quali saranno le implicazioni previdenziali e fiscali. Dopodiché, finito quell'incontro, siamo usciti compatti come sempre e finalmente abbiamo parlato, ma una sola volta, non 15 giorni continuamente, delle diarie e dei cerolini paga e delle nostre indennità parlamentari, perché noi abbiamo appunto tutt'altro a cui pensare. Io non voglio stare ancora qui a tediarvi, voglio lasciarvi in dolce compagnia di Luigi, che sta facendo cose strabilianti e vi racconterà quello che volevamo fare anche alla Camera, aprendo un conto specifico per rigirare le nostre indennità all'interno di questo conto. E ci hanno detto di no. Maria, vuoi dire qualcosa? Siete stati contattati dalla Confindustria e siete riusciti ad avere dei contatti con voi? Visto che parliamo di esigenza di lavoro. Sì, in realtà Confindustria ci manda, come dire, ci manda le letterine per invitarci ai convegni. Ecco, quello che si va a fare all'interno di queste stanze, e noi lo stiamo anche portando e l'abbiamo portato quando siamo stati in commissione speciale e si parlava dei famosi 40 miliardi che la pubblica amministrazione, assurdo, ancora deve dare alle imprese, c'è bisogno di un decreto per far pagare una persona che ha ricevuto un servizio e non vuol pagare le imprese che hanno lavorato, cioè assurdo, dobbiamo fare un decreto. Ecco, nella relazione che il governo aveva dato al Parlamento c'erano quattro righe, un inciso, che riportavano come concetto: noi prendiamo questi soldi, li diamo alle banche e poi le banche con tranquillità li danno alle imprese come sotto forma di finanziamento. Siamo stati gli unici che in quella sede hanno detto: no cari, prima le imprese, poi alle banche. E ovviamente quando ci hanno sentito il PD e il PDL, anche loro, sì, certo, pure noi, non ci avevano fatto caso, ma poi hanno capito dopo che abbiamo dato questa indicazione. Appunto, ecco, quando ci sono queste commissioni si ha anche la possibilità di audire, quindi ascoltare le realtà del paese. Ecco, noi vogliamo portare direttamente i comitati e le associazioni direttamente lì dove solitamente sono posti, dove ci vanno i sindacati confederali, quindi non i piccoli sindacati, soltanto i confederali, che oggi vediamo poi nelle file del Parlamento, e vanno soltanto Confindustria e le grandi lobby che conosciamo benissimo cosa stanno creando al paese. Ecco, noi invece vogliamo portare anche i semplici cittadini con i comitati e le associazioni in audizioni in Parlamento direttamente. Vi lascio in dolce compagnia. È una cosa velocissima perché non mi è venuto il pensiero, lo dico così per iniziare. Io penso che tutti questi politici che hanno in mano il paese, in effetti sono persone controllate dalla finanza. Perché sono
faccio questo pensiero, perché oggi veramente la finanza è arrivata dappertutto, cioè la finanza controlla ogni cosa, cioè ognuno di loro ha dei debiti, ha dei ricatti. Il più bravo avrà due mogli, tre mogli, delle comare, c'avrà degli spacciatori, c'avrà dei camorristi, ci sta un sistema di corruzione e di controllo incredibile, e sicuramente la finanza è quello che controlla tutte queste cose qua. Noi stiamo facendo una rivoluzione, stiamo portando lì per politici liberi, politici che possono tranquillamente rivoluzionare tutto, perché non hanno nessun ricatto, non sono ricattabili. Noi domani mattina se ci dobbiamo rimettere perché ci ricattano, perché ci minacciano, lo facciamo tranquillamente. Qui invece queste persone non possono permetterselo. Berlusconi sta lì perché è il più ricattato di tutti, è il più minacciato, è il più debole di tutti. Ci vogliono in Italia, a Castellammare, in Italia, dei politici liberi. Luigi Di Maio è sicuramente uno di questi.